Buongiorno a tutti! Allora, oggi farò, uh, vi farò vedere come faccio io la creme tart dolce, l'avevo fatta salata. Allora, questi sono, però con la pasta sablé, quindi ci va la farina di mandorle. Sono 400 g di farina 00, 100 g di farina di mandorle, 2 bussie di vanellino oppure prendete dell'estratto di vaniglia, due uova piccole, 125 g di zucchero a pelo. E 180 g di burro freddo a pezzi appena tolto dal frigo ok allora per prima cosa facciamo che setacciare la farina in una bowl grande ok poco per volta io setaccio la farina vedete ho già setacciato un po' il setacciatore perfetto quindi la farina è setacciata adesso mescoliamo soltanto prima la farina e poi aggiungiamo il burro quindi mescolo prima un po' la farina appena setacciata. Adesso aggiungo la farina di mandorle. Mescoliamo bene bene tutte e due le farine. Vedete? Potete usare anche su una frusta, ma anche solo così con una spatola o un cucchiaio va bene. Ok. Ora aggiungiamo il burro. Una volta che avete aggiunto il burro, fate che praticamente creare questa, diciamo così situazione di composto sabbioso ok quindi deve essere prima una situazione così cioè nel senso che deve venire prima il composto sabbioso mettendo soltanto il burro alle due farine poi dopo aggiungiamo adesso lo zucchero a velo la vanillina e le due uova e impastiamo il tutto bene una volta aggiunto anche lo zucchero a velo e ehm, il, la vanillina aggiungiamo le due uova che io, sapete apro sempre a parte perché si sa mai si trova qualche sorpresa Ok, ora impastiamo bene bene il tutto. Ci trasferiamo su un piano da lavoro, lo lavoriamo bene bene e facciamo un rotolo così. Adesso questo rotolo lo dividiamo in due parti uguali, lo avvolgiamo in una pellicola e lasciamo un paio d'ore in frigo a riposare. Ecco qui i due panetti, li pesate, ovviamente devono essere uguali, sono da 465 grammi ciascuno. E avvolgiamo la pellicola e li lasciamo in frigo per un paio d'ore a riposo eccole qui in frigo a riposo un paio d'ore allora trascorse poi le due ore prendiamo uno dei due panetti e lo dividiamo ancora a metà eccolo qua questo praticamente è un panetto ancora diviso a metà e lo stendiamo e andiamo a fare io devo fare due numeri perché devo fare una torta di compleanno o potete fare anche delle lettere che ovviamente i numeri ve le creerete con della carta forno ad esempio vedete io in questo caso ho fatto il 4 e poi il 5 che Devo fare la torta di compleanno per mio marito, ok? Quindi le preparate con carta forno e poi dopo andate a stenderli eh, sulla, sulla leccarda. E intanto preparate il forno a 170 gradi, lo cuoceremo a forno statico per 13 minuti-170 gradi nella parte in mezzo del forno, a parte centrale. Prima di infornare, però, le lasciamo 2-3 minuti nel freezer, così almeno si rapprende bene. Allora, ecco qua il mio 4, vedete. Praticamente l'ho fatto prima sulla carta forno e poi dopo con la carta forno l'ho ritagliato. Poi sulla leccarda, così, la leccarda l'ho messa 3-4 minuti nel freezer. Vedete si vede che la leccarda rimane abbastanza eh, umida perché è stata nel freezer, che così almeno l'impasto rimane ben compatto. E ora lo mettiamo nel forno. Ok, questo è l'altro 4 perché dobbiamo fare due per ogni numero ovviamente. E iniziamo a metterlo nel freezer mentre l'altro... Uno si sta cuocendo, il primo 4 è cotto, deve essere così dorato. L'altro 4 è in forno, il 5, uno dei due, devo farne, ancora un altro. Adesso lo mettiamo sempre tre minuti nel freezer, e poi dopo lo cuociamo. un altro 4 è cotto, un 5 è in forno, e ora non ci resta che fare la sagoma, dell'ultimo 5. Allora, io metto direttamente sulla carta forno nella teglia e poi con un coltello così appuntito faccio la sagoma. E lo spessore comunque di ogni numero, o se fate anche delle lettere, deve essere massimo 3-4 mm. Ok, ultima sagoma fatta e con quello che è avanzato ho fatto anche dei biscottini a forma di cuore. Chiavo il cuore e quindi ho fatto i biscottini a forma di cuore. Sono venute una decina, vedete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, l'ultimo 5 con i biscottini. Bene, sono tutti pronti, solo da assemblare. 5, 4, l'altro 4, l'altro 5, sono tutti da assemblare. Aspettiamo che si raffreddano e poi dopo li assembliamo. Bene, adesso prepariamo un frosting al limone per poter guarnire le nostre eh, cialde eh, dei numeri della creme tarte. Allora, questi sono 6 etti di ricotta fresca, 4 etti di formaggio spalmabile, poi questi sono 3 limoni già filtrati, il succo di tre limoni, la buccia di tre limoni grattugiati e poi un mezzo bicchierino di limoncello. Mescoliamo i due tipi di formaggi in una ciotola più grande e aggiungiamo limone, limoncello e scorza di vino. Aggiungiamo proprio giusto un cucchiaino da tè, così, questo qua, di eh, stevia. E il gioco è fatto, la crema è pronta. Adesso la mettiamo soltanto in frigo, un 20 minuti a riposo. Voilà, trascorsi 20 minuti, tolto dal frigo, ora mettiamo in una sacca poche. Con il beccuccio quello normale vedete non smerlato e iniziamo a guarnire i nostri numeri voilà ho messo la crema con la sac à poche poi ho messo dei waffle e delle gocce di cioccolato sia sul 5 che sul 4 ora vado a mettere prendere gli altri due numeri voilà con la sac à poche abbiamo finito adesso non ci resta che guarnire e dare poi spazio alla nostra fantasia io metterò appunto dei wafer poi delle, dei fiorellini, gocce di cioccolato, quello che volete. Voilà, ecco qui la mia creme tart dolce per il compleanno e questo è il numero per mio marito. Spero che vi piaccia, che vi sia piaciuto come io l'ho fatta. Poi questa è stata inventata da una pasticcera eh, israeliana Adi, e devo dire che è veramente carina perché si può fare, cioè, uno può dare spazio alla propria fantasia per come. Poterla anche adornare e completare alla fine, ok? Potete mettere quello che volete. Io ho fatto il, frosti, il frosting al limone con la ricotta. Potete farlo con la panna, col mascarpone, col burro, come volete. Ho cercato di farla un po' più leggera, che comunque siamo anche d'estate. Ok? Alla prossima, buona degustazione a tutti. Spero che vi piaccia, che vi sia piaciuto. E se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. E seguitemi anche su Facebook col blog I piatti di Eulalia. Ciao ciao, alla prossima!